Rieccoci, quest'oggi con un nuovo mazzo, i tarocchi delle favole oscure. Questo è un mazzo che io amo particolarmente, lo vedrete appunto comunque anche dalle varie immagini, man mano che poi comunque procederemo nella stesa. Chiaramente ha un taglio fortemente femminile, i soggetti per la maggior parte appunto di questi arcani sono delle donne, precisamente appunto delle fate, protagoniste assolute appunto di favole, proprio quelle favole che ci venivano raccontate quando eravamo bambini o quelle favole che raccontiamo ai nostri figli o ai nostri nipoti. Chiaramente però queste favole raccontate appunto da questi arcani hanno sicuramente un taglio molto più veritiero, perché le favole che ci vengono presentate tutt'oggi sono favole adattate al nostro pubblico, un pubblico moderno che vuole vedere prevalentemente una sorta di lieto fine, che vuole parlare di luoghi fantastici in cui vinca sempre appunto il più buono, il migliore, in cui non ci sia sofferenza palese, ma bensì in cui l'amore e la felicità siano appunto quegli obiettivi a cui tutti prima o poi appunto arrivano. Questo mazzo invece è riferito alle prime vere favole raccontate dai narratori, dai cantastorie, coloro che appunto raccontavano queste storie nei loro viaggi, raggiungendo vari villaggi attorno al fuoco, e raccontavano delle grandi verità, cioè delle storie in cui obiettivamente le cose non finivano sempre bene. Parlavano di un mondo spesso misterioso, insidioso, teatro non soltanto dei nostri sogni, ma anche di tutto ciò che obiettivamente è pericoloso, di tutto ciò che può deluderci. L'amore attraverso queste carte non è visto solo ed esclusivamente come tutto ciò che di positivo può accadere ad un essere umano, ma anche come un qualcosa che può portarsi comunque dietro degli strascichi più negativi, che ci porta eventualmente ad apprendere, ma che mostri di sé non soltanto il lato positivo. Sarebbe una menzogna. Anche un grande sentimento come l'amore va comunque sempre contestualizzato. Ecco, questo mazzo riesce a farlo, perché scava nel profondo di queste donne, di questi volti rappresentati appunto da questo mazzo. Dunque, chiaramente, questi tarocchi delle favole oscure verranno utilizzati soprattutto nei video che finiranno nella mia playlist inerente appunto alla femminilità e al femminile in tutte le sue sfaccettature, assieme ai tarocchi delle dee e ai Pagan Tarot. Allora, vogliamo però cercare di capire appunto con questo mazzo, ma la moglie, possibile che veramente non sospetta di nulla? Parliamo dunque della vostra, tra virgolette, rivale, cioè la compagna ufficiale dell'uomo che voi state frequentando, che voi amate. Partiamo dunque da una relazione a tre e giustamente voi siete qui a chiedervi, ma obiettivamente, questa moglie, ma possibile che veramente non si accorga di nulla? Che non si accorga dai gesti del marito o del compagno o del convivente che lui ha in mente me, che desidera me? Possibile che una donna, con tutto l'intuito di cui noi donne disponiamo, non si sia resa conto effettivamente che tra di loro è tutto finito? Cosa prova ancora per lui? Perché è ancora legata al suo compagno?
finge per caso di non vedere o realmente fa fatica ad accorgersi di ciò che in realtà sta accadendo al suo matrimonio. Cosa vede di buono e cosa vede che non va nel suo rapporto? Come agirà nel futuro con appunto il suo compagno ufficiale, quindi con il vostro uomo, e quindi che cosa accadrà fra di loro? Quindi cerchiamo di capire se questa donna, questa moglie, questa fidanzata ufficiale convivente finge di non accorgersi di nulla, ma in realtà sa tutto, bensì rimane per esempio soltanto per calcolo, oppure se obiettivamente per lei è troppo faticoso accorgersene e quindi è come se si mettesse le mani sugli occhi, proprio perché forse rendersi conto di quello che sta realmente accadendo la porterebbe a soffrire troppo, perché molto spesso noi non ci accorgiamo di ciò che ci accade, non perché siamo stupidi ovviamente, ma perché questo implicherebbe un contatto troppo diretto con dei nervi scoperti. Probabilmente questa donna non ha gli strumenti emotivi adeguati per poter far fronte a una realtà che è obiettivamente dura. Vediamo, cerchiamo di capire però che tipologia obiettivamente di caso sia invece, senza fare troppe generalizzazioni, il caso appunto di tutti coloro che si imbatteranno in questo video per il principio di sincronicità, che comunque riporta sempre ad una verità. Vediamo quindi gli arcani cosa vogliono dirci. Pensiamo dunque alla nostra tra virgolette rivale, cerchiamo di capire che cosa questa donna ha capito, oppure obiettivamente cosa questa donna proprio non vuole vedere. Cosa farà nel futuro? Come agirà? Ed anche il consiglio, secondo me molto importante, soprattutto in questa stesa, che vi viene dato proprio a voi personalmente da questi arcani per riuscire a portare a casa evidentemente un risultato. Allora, guardate che queste carte sono veramente molto grandi, però si vedono benissimo nella videocamera. Allora, allora, bene, vediamo un po', ok, perfetto, direi che si vedono molto bene. Allora, partiamo dal presente, ossia che cosa questa donna vede nel suo matrimonio, come lo sta vivendo, comunque vi ripeto, nel suo rapporto ufficiale, se magari si è accorta qualcosa, se ha letto qualche messaggio. Cerchiamo di capire un po'. Qui abbiamo il 2 di bastoni. Allora, questa donna sta pianificando qualcosa, ragazze. Questa donna ha in mente qualcosa. Ai ai ai.
Allora, è una donna molto furba. Eh sì, è una donna molto astuta. È una donna che, ragazze, qui ha notato qualcosa. Partendo con un due di bastoni, questa donna qualcosa ha notato. Però è una donna che agisce con furbizia, con discrezione, con lentezza, con programmazione. È una donna meticolosa, probabilmente ha una personalità iperlogica che prima di prendere una decisione definitiva ci pensa su veramente due o tre volte. Il due di bastoni è una carta fondamentalmente di attesa, ma è un'attesa mirata ad ottenere un risultato. Guardate, questo angelo sta comunque guardando verso un orizzonte, ha un obiettivo, ma è seduto, quindi sta attendendo lo svolgimento di un qualcosa o l'arrivo di una notizia che la porti a scegliere tra due percorsi. Potrebbe essere che questa donna, per esempio, stia aspettando delle notizie da un punto di vista economico-finanziarie, che la portino a sentirsi appunto economicamente più sicura, con le spalle coperte, di modo che in questo modo possa sentirsi più libera eventualmente di lasciare il proprio compagno, magari perché hanno una situazione economico-finanziaria difficile, magari perché appunto lei non lavora, o comunque sta attendendo, per esempio, la risposta su un finanziamento, o sulla vendita di una casa, o su una eredità, o appunto un'eventuale assunzione. È comunque una donna che sta temporeggiando parecchio e, come tutte le carte di grado 2, rappresenta appunto una visione verso il futuro. Ma è una visione, parliamo di bastoni, molto concreta. Però ovviamente non posso esimermi dal dare anche un'altra interpretazione di questa carta. I due di bastoni può appunto rappresentare la scelta tra due percorsi, ossia non tra, per esempio, rimanere con il suo compagno e rimanere da sola, bensì tra appunto il suo compagno e un altro uomo. Il due di bastoni, come tutte le carte di grado 2, può appunto rappresentare la presenza di due persone, di due spasimanti, di due uomini che a lei piacciono bene o male in ugual misura, evidentemente ciascuno per delle qualità che lei comunque apprezza, ma in questo momento si trova appunto nel dubbio se in qualche modo appunto scegliere uno o scegliere l'altro. Però vi posso assicurare che questa persona la veramente vede molto molto lunga e la sa lunga, quindi non è assolutamente una persona infantile, non è una persona immatura, non è una persona che vuole agire in preda all'istinto, bensì è una persona che sta pianificando. È una gran furbetta, quindi non è assolutamente una sprovveduta questa donna, assolutamente no. È una donna che sa veramente bene ciò che vuole, ma sta semplicemente cercando di capire come muoversi. E vi ripeto, che cosa scegliere tra due opzioni. Quindi è una sorta di riflessione attenta per cercare di capire come portare lei a casa un risultato. Quindi evidentemente è una persona che ha scoperto sicuramente qualcosa. Vediamo che cosa vede di positivo nel rimanere con appunto il suo compagno ufficiale, quindi con l'uomo con il quale voi avete una storia nascosta. Allora, di nuovo, l'asso di bastoni, un'altra carta di bastoni. Allora, lei è molto attratta fisicamente dall'uomo in questione, lo vede effettivamente come un uomo molto bello. Lo vede come un uomo irraggiungibile probabilmente per lei, evidentemente pensa che non riuscirà mai a trovarne un altro bello quanto lui. È una donna che lo desidera molto, è molto attratta da lui. Qui stiamo parlando di lei nei confronti di lui, quindi non lui nei confronti di lei. È una
donna che si fida comunque, a prescindere da quello che abbia scoperto di lui, si fida comunque di lui come presenza stabile nella sua vita. Lo vede un po' come una sorta di, appunto, bastone su cui appoggiarsi. Guardate queste due mani che cercano appunto di afferrare questo bastone. Quindi è una donna che in realtà sa che comunque, a prescindere dal fatto che lui abbia un'altra donna, comunque lui è importante nella sua vita. È appunto quell'elemento che ha sempre fatto parte della sua esistenza, probabilmente anche da tanto tempo, che anche l'ha aiutata in un momento di difficoltà, perché l'asso di bastoni rappresenta anche un'eventuale rinascita dopo appunto la chiusura di un ciclo doloroso. Quindi è una persona che in realtà, vi ripeto, è molto attratta sessualmente da lui, lo trova veramente molto bello e quindi ne è anche gelosa, perché parliamo di bastoni che rappresentano la gelosia e la possessività, ma soprattutto appunto lo vede come un elemento base, l'elemento portante della sua esistenza. E quindi in realtà non disdegnerebbe nel ricominciare eventualmente il rapporto con lui, probabilmente partendo da delle nuove basi, quindi evidentemente chiarendo, parlando vis-à-vis della vostra presenza e cercando, per esempio, anche con l'aiuto di un terapeuta familiare di coppia, di appunto ripartire nel rapporto con lui. Questo bastone è a forma di serpente, quindi questa donna in realtà vorrebbe che il rapporto con lui possa modificarsi, cambiare pelle, rinascere, per dare la possibilità appunto a lei di avere comunque il suo bastone a cui appoggiarsi e comunque quest'uomo tanto bello che a lei veramente piace, probabilmente molto di più rispetto evidentemente ad un altro uomo, nel caso in cui ce l'abbia. Ma abbiamo visto che con questo due di bastoni potrebbe essere che lei abbia qualcun altro, però evidentemente che a livello estetico gli piace meno comunque del suo compagno ufficiale, quindi del vostro uomo. Questa è una donna che comunque, insomma, da queste prime due carte non mi sembra che possa in qualche modo volersi allontanare, almeno nell'immediato, dal suo compagno ufficiale, quindi dal vostro uomo segreto, tra virgolette, perché in realtà si fida comunque molto di lui, anzi direi si affida molto a lui, che è diverso. Vediamo cosa ha nel cuore questa donna. Ecco, sono riuscita a tirare su tutte le carte. Allora, la regina di coppe. No, ragazzi, questa donna sa di voi. Allora, in tarologia, la consultante, quindi in questo caso voi, viene rappresentata sempre o da una regina di coppe o da una regina di bastoni. L'altra è appunto una regina di denari o una regina di spade. In questo caso voi. Questa donna sa di voi. Allora, attenzione, perché molto probabilmente vi ha viste o comunque conosce il vostro aspetto estetico. Perché vi dico questo? Perché la regina di coppe generalmente rappresenta il massimo della femminilità. Siete evidentemente una donna che piacete, o comunque molto femminili, molto sensuali, motivo per cui, a suo dire, voi piacete tanto al suo uomo. Ma mi siete venuta come regina di coppe. Quindi, in qualche modo, lei sa che lui vi vuole anche bene, che non è solo sesso. Mi fosse venuta la regina di bastoni, vi avrei detto, lei pensa che fra di voi ci siano fuochi e fiamme, quindi un rapporto meramente sessuale, perché lui è molto attratto e niente di più. Qui mi viene invece una regina di coppe, quindi lei sa che il rapporto fra di voi
è molto più profondo di quanto lei si sarebbe immaginata. Ecco perché questo due di bastoni, ecco qua. Io ragazze ve lo dico sempre che la prima carta che apre un mazzo è fondamentale, perché viene spiegata da tutte le carte successive e spiega a sua volta tutte le carte successive. Qui in apertura abbiamo una carta di scelta. Di conseguenza questa persona, ve lo ripeto, proprio sa in pieno di voi. Ma devo essere sincera, questa persona non vi detesta, non vi odia. È una donna molto consapevole. Consapevole, vi ripeto, della vostra bellezza, della vostra femminilità e del fatto che il vostro legame è un legame importante, che quindi non è un legame di poco conto quello che lui ha con voi. Allora ragazze, se avete notato per esempio ultimamente degli atteggiamenti strani di lui, cioè per esempio lui ha tolto alcune vostre foto che appunto magari vi siete fatti in gran segreto dal cellulare, oppure per esempio notate che è sparito magicamente il suo account social perché magari vi ha semplicemente bloccato, tolto dalle amicizie, oppure per esempio è sparita la sua foto profilo WhatsApp semplicemente perché vi ha tolto dai contatti della rubrica avendo attivato la famosa spunta della foto profilo visibile solo ai contatti. E perché vi ha tolto dai contatti? Lo ha fatto in modo che nessuno possa vedere la vostra foto profilo WhatsApp e quindi vedere il vostro volto, sapere chi siate, sapere come siate fatte. Quindi se notate cose strane di questo genere, o magari per esempio messaggi molto più veloci in orari magari diversi rispetto al passato, se notate degli impegni diversi che lui pare avere rispetto al passato, attenzione, perché tutto è avvenuto proprio perché questa sua compagna ha scoperto di voi, probabilmente ha visto un qualcosa che riguarda voi. Può essere, vi ripeto, una foto che magari lui pensava di aver nascosto bene nella galleria del suo cellulare, ma che invece poi lei ha beccato, oppure nella rubrica dei contatti ha visto la vostra foto, anche se magari sotto un nome falso, ma si sarà chiesta, ma chi è questa bella ragazza che è nella rubrica del mio compagno, di mio marito? Quindi qualche dubbio le è venuto. Quindi se notate qualche comportamento strano di lui, sappiate che dipende da questo. Vi ripeto, lei non vi odia, non ha un'immagine negativa di voi, proprio perché sa che il rapporto che c'è fra di voi non è un rapporto di tipo unicamente sessuale. Sa che c'è qualcosa di più ed una donna generalmente di fronte a dei sentimenti reali, non dico che tende ad indietreggiare, ma è come se ne avesse più rispetto. Però vi ripeto, è gelosa di voi, perché comunque sa che in un certo senso lui vi venera, perché vi vede appunto una donna massimamente bella e sensuale, la sua donna ideale. Tra l'altro, vi ripeto, la regina di coppe può essere anche l'anima gemella, quindi molto probabilmente lei ha capito che voi siete molto, diciamo, più idonee a lui come ipotetiche compagne piuttosto che lei. Ma questa donna, lo abbiamo visto con questo asso di bastoni, senza di lui si sente un po' persa. E poi lo vive un po', sinceramente, come un trofeo. Proprio perché lo vede un uomo affascinante, un uomo di spicco, un uomo che piace. Quindi è come se in qualche modo si sentisse venir meno del suo giocattolo preferito. Allora, vediamo appunto però a questo punto, in questa posizione, i contro della situazione, cioè quali sono gli ostacoli che lei vede effettivamente nel suo rapporto. I 5 di coppe non si amano più. Benissimo. Allora, questa donna ha capito che tra di loro non c'è più amore, non c'è più nulla. Questa donna, vi ripeto e ve lo ribadisco, ragazze, sa pienamente dei tradimenti di lui. Le carte di grado 5, specialmente nel 5 di denari e nel 5 di coppe, rappresentano la figura dell'amante. Quindi
questa donna in pieno sa di voi e addirittura sa dei numerosi tradimenti di lui. Allora, o lui, prima di incontrare voi, l'ha già tradita. Ragazze, con questo 5 di coppe, perdonatemi, ma potrebbe essere che lui l'abbia già tradita. Quindi probabilmente questa donna ci è abituata. Oppure, vi ripeto, questa donna sa dei vostri continui incontri, spostamenti. Il 5 di coppe rappresenta il sentirsi veramente abbandonati. Il sentirsi appunto traditi, il non sentirsi più amati. Guardate tutte queste coppe come sono lasciate cadere a terra, il contenuto ormai si è svuotato. Guardate questa donna con che abbigliamento così mortifero, direi, vaga in questo bosco così oscuro. Questa donna sa che fra di loro non ci sarà mai più niente, perché l'amore è finito, non c'è più nulla fra di loro. Tra l'altro, la carta di grado 5 precede una carta di grado 6 che rappresenta le scelte. Quindi sa che prima o poi lui potrebbe arrivare ad una scelta. Ecco perché lei, di nuovo, vedete come si spiega il due di bastoni. Ecco perché lei in questo momento sta osservando la situazione, sta cercando di capire come muoversi, perché sa che molto probabilmente potrebbe muoversi lui in anticipo, prima di lei, e quindi effettuare una scelta. Però il 5 di coppe rappresenta anche i rimorsi e i rimpianti. Che cosa vuol dire? O i sensi di colpa? Che questa donna potrebbe aver contribuito a sfasciare il loro matrimonio e il loro rapporto, perché chiaramente lei ha dei rimorsi nei confronti del loro matrimonio. Quindi probabilmente potrebbe averlo anche lei, ma questo ragazzi ve l'ho detto già dall'inizio, averlo tradito. Questa è una coppia veramente assurda. Quindi è una persona che potrebbe aver appunto già tradito anche lei più volte, tra l'altro, evidentemente anche con più altri partner, il vostro compagno, il vostro uomo segreto, tra virgolette. E quindi pensa che in realtà una buona parte della colpa dipenda da lei. Inoltre, il 5 di coppe in accezione negativa, vi ripeto, rappresenta anche i rimpianti. Molto probabilmente rimpiange appunto i primi momenti della storia con lui, in cui evidentemente le cose andavano molto bene. Oppure rimpiange di non aver eventualmente scelto un'altra persona con la quale magari ad oggi sarebbe stata felice. Lei si sente comunque causa del suo stesso mal. Quindi è una donna straordinariamente ammirevole, secondo me, ragazze, perché non è una donna incattivita, non è una donna che si sta ponendo in maniera aggressiva nei vostri confronti o che sta sragionando completamente riguardo alla situazione. È una donna che ci sta vedendo bene nella situazione, sta cercando anche di analizzare se stessa, i propri errori. Ecco perché vi dicevo che a volte le balena anche nella mente la possibilità di ricominciare con lui, perché si sente comunque colpevole, responsabile. E lei pensa, nel momento in cui io vado a cambiare certi miei comportamenti, magari tra me e lui le cose possono migliorare. Quindi la vostra presenza in qualche modo è un po' anche giustificata dal suo comportamento. Tra l'altro, appunto, il 5 di coppe rappresenta anche una donna che in qualche modo a livello estetico si è un po' trascurata, si è un po' lasciata andare e quindi ha permesso a un elemento in più, appunto, quindi all'amante, in questo caso voi, di comparire nella vita, appunto, del compagno. Lei sa che soprattutto da un punto di vista erotico, sessuale, ma anche da un punto di vista sentimentale, il rapporto con il marito era ormai un rapporto
noioso, perché una carta di grado 5 arriva appunto da una carta di grado 4. Il 4 di coppe rappresenta appunto la noia, quelle situazioni statiche, abitudinarie, che chiaramente prima o poi portano a voler guardare oltre quello che ovviamente noi abbiamo. Quindi ritiene anche di aver fatto probabilmente poco per salvare in qualche modo il suo matrimonio. Allora, vediamo l'ambiente attorno a loro. Allora, qui abbiamo un re di denari. Allora, re di denari potrebbe essere un padre, padre di lei o padre di lui. È una persona comunque grande di età. I re rappresentano comunque delle persone con un'età anagrafica che grosso modo si aggira tra i 50 e i 60, ovviamente, e in più anni. È comunque una figura molto importante nella loro vita, nella loro esistenza. È un consigliere, ma è soprattutto una persona che li aiuta da un punto di vista economico. Qui parliamo di pentacoli. Quindi è un uomo saggio che evidentemente li ha aiutati molto, probabilmente ha aiutato appunto anche economicamente questa coppia ad andare avanti nel corso degli anni, può essere stato un genitore che appunto ha regalato una casa, un bene immobile, un terreno su cui appunto poi è stata edificata un'abitazione. Oppure un genitore che ha prestato del denaro, ma in questo caso direi tanto denaro. Comunque un capofamiglia che ha veramente tanto potere. Non è necessariamente un padre, può essere anche un fratello, o di lui o di lei, oppure uno zio. Dubito possa essere un amico di famiglia. Dovrebbe avere veramente un ruolo importante, però potrebbe anche darsi che sia un amico, evidentemente un amico che conosce questa coppia da tantissimi anni, però veramente ha parecchia voce in capitolo, eh? Ed è una persona alla quale lei si affida veramente tanto. Di nuovo, cosa vi dicevo con il due di bastoni? Che magari sta attendendo una risposta, per esempio un aiuto finanziario, da una persona, potrebbe essere proprio questo re di denari. Potrebbe essere anche un familiare che li sta aiutando a livello professionale, che magari gli ha dato lavoro al vostro compagno o le ha dato lavoro a lei o le ha proposto ultimamente appunto un nuovo lavoro in cui appunto lei possa sentirsi economicamente appunto più appagata e quindi scegliere di vivere in autonomia anche nel caso in cui abbia dei figli. Quindi questa è una figura veramente molto importante, generalmente un uomo sposato che appunto potrebbe avere dei figli. È un uomo stabile, è un uomo anche molto riservato, ma può diventare anche un uomo pericoloso, perché così come dà, elargisce con generosità, potrebbe anche togliere. Ecco perché comunque lei sta cercando di capire come muoversi, perché magari è il padre di lui, che magari l'ha aiutata molto, e nel caso in cui dovesse comunque lasciare il figlio, potrebbe avere delle difficoltà. O è un fratello però in questo caso maggiore, perché effettivamente è una persona grande di età. Quindi è un elemento, direi, abbastanza importante e direi molto vincolante. Potrebbe essere un uomo di un segno di terra, quindi Toro, Vergine, Capricorno, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure potrebbe avere il tema natale ricco appunto di questi tre segni nei vari pianeti, in particolare appunto nei pianeti principali che strutturano la personalità, cioè la Luna, Venere, Marte e Mercurio. Ok? Allora, in questa carta vediamo però a questo punto che tipologia di legame c'è tra lei e il vostro uomo. Vediamo un po' che filo rosso li lega. Niente, io riesco comunque sempre a mettere tutto in subbuglio. Allora,
Qui è comparsa la regina di spade. Allora, in realtà, cosa vi dicevo? 5 di coppe. Questa donna sa che tra di loro non ci sarà più amore, ma che cosa vi dicevo, ragazze, già dall'inizio, soprattutto con il 5 di coppe, che è un rapporto che secondo me è stato brutto sin dall'inizio. È partito su basi veramente sbagliate, basi fatte di menzogne, parliamo di spade. È un rapporto tra due persone che si sono sentite legate da un punto di vista mentale, come energia mentale, piuttosto che da un punto di vista sentimentale e da un punto di vista erotico. Inoltre, lei in questa coppia ha sempre avuto un po', diciamo, il cappello da comandante, nel senso che ecco perché i rimorsi, ecco qua i sensi di colpa, ve lo dicevo, perché lei veramente però a questo punto, quindi ha ragione, ha contribuito non poco a rovinare il loro rapporto, perché in realtà è una donna fredda che non si è mai molto curata di creare un legame coinvolgente con lui. Non è una donna che, per esempio, ha mai acquistato qualcosa da indossare che a lui piacesse per fargli una seratina sorpresa. Non è una donna che, per esempio, tendeva ad ascoltarlo quando lui ne aveva bisogno ed era in difficoltà. Non era una donna che si fermava al suo fianco così, giusto per accarezzarlo e dargli un bacio di rapina. Non è una donna romantica, non è una donna tenera, non è una donna materna, capace di accudire e di dare amore. È l'esatto opposto della regina di coppe. Ragazze, guardate nella posizione della stesa. Io vi dico sempre che le stese vanno guardate, osservate e capite anche in base appunto alla posizione degli arcani nella stesa sul mio tavolo da lavoro. Allora, dove sono? Eccole qui, regina di coppe, regina di denari. Sono in netta opposizione, non solo chiaramente come significato, ma guardate anche nella stesa. Quindi lei, come vi dicevo prima, sa di essere diametralmente opposta rispetto a voi. Lei sa che comunque non sarete mai conciliabili. Lei sa perfettamente che lui ha scelto voi proprio perché è totalmente diversa e sa che non può esserci battaglia perché lei non potrà mai essere come voi, ma perché lei è fatta così e sinceramente non ha nessuna intenzione di cambiare il suo modo di essere. La regina di spade è una donna molto, vi ripeto, fredda, è una donna molto ferrea nei suoi principi, è una donna irremovibile. Quindi è una donna che in qualche modo, pur avendo la consapevolezza di aver contribuito a rovinare il proprio rapporto, sa comunque di non poter fare altrimenti e che se potesse tornare indietro rifarebbe sempre le cose allo stesso modo. Ora però è chiaro che una personalità del genere in questo preciso momento comunque non è del tutto negativa, perché questo atteggiamento di grande criticità, di analisi e riflessione profonda interiore che è tipico della regina di spade vi viene utile, perché appunto in questo momento questa donna non è in netta contrapposizione con voi, perché come vi dicevo prima non ce l'ha su con voi, perché ha capito che ormai tra di loro non c'è più amore, anzi non c'è mai stato questo amore, non c'è mai stata attrazione fisica. Lei era attratta da lui, ma lui evidentemente non da lei, perché lei, da tipica regina di spade, dava un apporto di tipo molto più pratico, molto più mentale al rapporto. Probabilmente si comportava molto più da conoscente, da candida amica piuttosto che da amante, ma lei sa che lei è così e che non vuole cambiare, non può cambiare.
ovvio che parliamo di un personaggio di spade. I personaggi di spade rappresentano anche spesso le menzogne e ovviamente, come vi dicevo prima, i tradimenti. Quindi molto probabilmente o il loro rapporto è iniziato a seguito e attraverso un tradimento, oppure comunque, per esempio uno dei due era impegnato con qualcun altro, oppure sa che loro due si sono comunque sempre traditi e che è un rapporto assolutamente pessimo il loro. Questa donna sa che obiettivamente tra di loro non c'è più niente e sa che il vostro potere è realmente molto forte in questo caso. Vediamo cosa consigliano però a voi gli arcani. Un'altra carta di coppe, il cavaliere di coppe. Wow! Allora, ragazze, vi consigliano di essere esattamente ciò che lei non è. Guardate, sono in opposizione una sopra l'altra queste carte, cioè vi consigliano di dare a lui amore, di portare a lui questa coppa ricolma di amore. Siate dolci, siate tenere, siate romantiche, siate emozionate, siate emotive, mostratevi sensuali, belle, allegre, mostratevi vogliose di vederlo, di incontrarlo, di passare dei momenti belli anche da un punto di vista erotico e sentimentale. Dimostratevi invece una donna che è in grado di dargli consigli, di dargli quella carezza che lei non gli ha mai dato, di fargli anche qualche piccola sorpresa, senza però essere ovviamente invadente. Cercate di mostrarvi verso di lui e in qualche modo anche speranzose di un futuro con lui, di un nuovo orizzonte con lui verso cui si dirige questo cavaliere di coppe. Cercate di mostrargli tutto il vostro amore. Se lui, per esempio, vi chiama per invitarvi, accettate. Se lui, per esempio, vi chiama e vuole fare semplicemente una chiacchierata con voi, fatela. Mostrategli ciò che provate per lui e mostratevi presente nella sua vita, cosa che lei non è riuscita a fare. Nonostante gli fosse accanto e magari chissà anche da quanto tempo. Quindi agevolate le comunicazioni, gli incontri e la sessualità. E soprattutto mostrategli quel lato che a lui è sempre mancato. Cioè, vi ripeto, quel lato empatico, quel lato tenero, quel lato sensuale, eroticamente carico che questa regina di spade non ha mai avuto. Un'altra caratteristica del cavaliere di coppe è la fedeltà. Mostratevi, ragazze, fedeli al sentimento che provate per lui. Voglio dire, non mostratevi troppo allegre e contente nel non vederlo o nello stare senza di lui per troppo tempo. Chiaramente non si tratta di lagnarsi per ore e ore, ma semplicemente di dirgli mi dispiace perché mi sei mancato tanto. Ok, vediamo che cosa accadrà tra lui e lei, come agirà lei, se finalmente farà qualcosa, mamma mia, qualcosa, aiuto, la torre, mamma mia, ragazze, aiuto. Allora, questa è una stesa molto particolare e tremendamente specifica. La torre rappresenta la distruzione di un rapporto, il divorzio, la separazione, l'allontanamento, una crisi definitiva. Allora, chiunque si sia collegato per il principio di sincronicità a questa stesa e a questo video, sappiate che andate incontro ad un enorme e veramente catastrofico per loro, non per voi. Cambiamento. Preparatevi a doverlo. Eccolo qua. Ecco perché il consiglio. Adesso capisco. Consiglio del cavaliere di coppe. Perché questa necessità di sorreggerlo, di essere tenere con lui, di ascoltarlo. Adesso ho capito. Perché c'era questa torre. Io, aprendo ovviamente il mazzo con voi, ragiono assieme a voi. E quindi man mano
le carte, la stesa, la comprendo assieme a voi. Quindi ora capisco perché appunto questa carta di questo cavaliere. Allora, quindi attenzione, qui andate incontro a un momento di subbuglio. Quindi quest'uomo avrà bisogno tanto di essere supportato. Allora ragazze, quello che questa donna potrebbe combinarci, portando addirittura a una carta così importante e direi, mamma mia, pesante, come possa essere appunto la carta della torre, che vi ripeto è una carta molto pesante, quello che lei possa fare sicuramente non è una sola azione. Evidentemente lei ne può fare diverse, ne può fare tante. Può per esempio decidere di parlare chiaro e dirgli da domani noi non siamo più insieme. Può d'improvviso chiedere l'aiuto di un divorzista, di un avvocato, può cacciarlo di casa, può andarsene lei di casa, può affrontarlo in maniera dura, quindi mettendo da parte evidentemente questo due di bastoni iniziale, quindi evidentemente in qualche modo questa donna deciderà di agire e di non temporeggiare più, perché evidentemente è molto stanca. Questa donna agirà veramente di grande impulso, evidentemente sotto la scorta però di un qualcosa che le accadrà di molto importante e grave. Per esempio, potrebbe ascoltare una conversazione tra lui e voi, oppure potrebbe leggere un messaggio tra lui e voi, oppure lui potrebbe appunto andare da lei e dirle tutto. Dicevo, con questo 5 di coppe, che è una carta che precede il 6 di coppe, quindi la scelta. Di conseguenza potrebbe tranquillamente, ragazze, essere anche il vostro lui che vada da lei a chiudere questo rapporto. Anche se chiaramente in questa stesa noi stiamo parlando principalmente di lei. Allora, la carta della torre rappresenta in questo caso tutte le illusioni, tutte quelle storie, tutti quei rapporti basati sul nulla che stavano in piedi veramente per delle necessità di mera quotidianità. Ve lo dicevo con la regina di spade, queste due persone probabilmente non si sono mai amate, lui non ha mai desiderato lei, probabilmente si sono sempre tradite e magari il loro rapporto è nato come un tradimento. Di conseguenza, vi ripeto, è un rapporto destinato a terminare. In questo caso evidentemente il rapporto fra lui e lei non riuscirà a sopravvivere ad una tempesta. Guardate, qui abbiamo un'enorme tempesta che si abbatte su questo castello, che però è già diroccato. Quindi vi dicevo, un rapporto basato già sul nulla che quindi terminerà appunto proprio la sua esistenza. Ma vi ripeto, proprio perché anche lei ormai è consapevole del fatto che tra di loro non c'è più nulla, che non c'è più nulla ormai da tenere in piedi. Quindi vi ripeto, ci sarà un evento veramente scioccante, perché la torre rappresenta lo shock, quindi eventi inaspettati anche per voi ragazze, però perché la torre sarà uno shock anche per la consultante. Quindi ci sarà un momento veramente inaspettato, una crisi molto forte, qualcosa che scuoterà il loro rapporto e che lo porterà al termine. Tutte le sicurezze su cui si erano basate sino ad ora i loro, diciamo, incontri, il loro stare insieme, il loro vedersi, crolleranno. Per esempio, se il diavolo rappresenta un rapporto clandestino, la torre ne rappresenta la scoperta. Quindi vi ripeto, potrebbe leggere qualcosa di molto chiaro lei, pur già sapendo tranquillamente di voi, ma potrebbe averne la conferma al 100%. Potrebbe essere anche però un momento di liberazione, ragazze, una liberazione utile, perché vi ripeto che questo rapporto andava avanti per il nulla. La torre è la goccia che fa traboccare il vaso, sono quelle situazioni scorrette che si trascinano ormai da tempo e che il destino dice, il karma dice basta.
Questa è una stesa molto particolare, perché fino ad ora abbiamo avuto arcani minori. L'ultima carta che definisce il destino e il futuro è una carta tra gli arcani maggiori, addirittura il sedicesimo, quindi la torre, la distruzione. Questa è una stesa con un'energia molto potente, perché è un monito. Attenzione, hanno sbagliato fino ad ora troppo, dice la torre. Non avete mai capito realmente, non avete mai appreso dai vostri errori, state continuamente continuando a sbagliare, quindi il karma dice adesso basta, intervengo io, perché la torre non è come la morte, un cambiamento voluto, è un cambiamento subito, quindi drastico, doloroso, improvviso, ma perché evidentemente né lui né lei sino ad ora volevano proprio sentirci dalle orecchie, non volevano evidentemente interrompere questo rapporto. Ma ormai non c'è più nulla da fare, ci sarà una fine inevitabile, per cui entrambi, sia lui che lei, ma soprattutto lei, dovrà mettere da parte l'orgoglio e anche quel, diciamo, pensiero a volte anche tenero, puerile, di poter ricominciare con lui, come vi dicevo, con questo asso di bastoni, e ci sarà invece un capovolgimento veramente violento tra di loro. Può esserci anche appunto una lite veramente... però abbastanza intensa, bruttina, io spero di no, comunque. Però vi ripeto, c'è una separazione tra di loro in atto, ci sarà un allontanamento, una chiusura, una frattura insanabile del rapporto, a seguito per esempio anche di un licenziamento, perché la torre rappresenta anche il licenziamento. Attenzione ragazze, che le tempistiche della torre non sono così lente, anzi... va da pochi giorni a qualche settimana circa, quindi massimo 15 giorni. Vogliamo proprio allungare un po' i tempi? Massimo un mese, ok? Il rapporto tra il vostro uomo e questa donna, il vostro uomo segreto e questa donna, prenderà sicuramente un'altra piega. Una piega molto dolorosa per loro, una piega fortemente inaspettata, sulla quale poi chiaramente loro non avranno assolutamente più nessun tipo di controllo, proprio perché ormai non si può più fare assolutamente nulla. Ci tengo a sottolineare questo momento, non tanto perché voglio portarvi a gongolare di questa loro disgrazia, anche, ma principalmente perché, vi ripeto, è una situazione che scioccherà non poco anche comunque la consultante, cioè anche per voi sarà un momento piuttosto impegnativo, evidentemente non ve lo aspettate, cioè ci sarà un evento inatteso su cui molto probabilmente lui non starà attento, che innescherà questo cambiamento e spazzerà via tutto ciò che ormai è inutile che ci sia, tutti i rami secchi, quindi ci sarà veramente una crisi che porterà ad una chiarificazione e porterà queste due persone a decidere comunque di allontanarsi, perché ormai il loro rapporto non è più un rapporto sano, bensì è un rapporto malsano. Quindi ci sarà proprio la rottura di un equilibrio stagnante, la rottura di schemi tradizionali, vi ripeto, pesanti, che si portavano avanti da tanto tempo, ma sarà un cambiamento drastico e improvviso, che però consentirà chiaramente a voi, in qualche modo, di vivere e ripartire verso una situazione decisamente migliore. Quindi qui ci sarà un pericolo, che secondo me, appunto, potreste correre voi due, un momento in cui evidentemente siete molto presi l'uno dall'altro, in cui non ce la fate proprio a stare lontani, ed evidentemente questa donna interverrà in qualche modo. Qui ci sarà un azzardo che verrà compiuto e che porterà alla rovina del loro rapporto, questa volta però, ragazze, chiaramente in maniera definitiva. Ma vi ripeto, le situazioni che si basano chiaramente su rapporti di questo genere, quindi tradimenti e menzogne, possono durare, sì certo, fino a un certo punto però, non di certo in eterno, ok? Quindi l'effetto è molto rapido, entro massimo 2 settimane la voglio allargare un mese. Qui c'è un qualche cosa di veramente scioccante che avverrà, quindi cercate in qualche modo di supportare quest'uomo, come appunto vi viene suggerito dal Cavaliere di Coppe.
perché sicuramente ne avrà bisogno. Quindi stiamo a vedere la situazione come procede. Voi sapete che comunque io le stese le ripeto dopo un po' di tempo, quindi rifarò di nuovo una stesa inerente a questa situazione, però chiaramente facendo passare del tempo, in modo che comunque gli eventi che si sono visti in questa stesa riescano comunque a prendere il proprio corso. Di conseguenza, che dirvi ragazze, mi raccomando, tenete duro.